Noi ti vediamo e sentiamo. Bene, allora, buonasera, benvenuti a tutti. Siamo arrivati al nostro quarto e ultimo incontro di questo viaggio sull'onda delle parole, letteratura, poesia tra Genova e l'America Latina e il primo ciclo tra Genova e il Brasile. E gli eventi hanno voluto sottolineare il forte legame che c'è sempre stato fra Genova e il Brasile. Abbiamo ripensato alla letteratura, ma anche alla musica, alla poesia. E oggi, come vedete dal programma, avremo un altro tema importante che è la letteratura per l'infanzia, un argomento che è rivolto ai giovani, ai bambini, ai ragazzi, ma non solo, perché sappiamo quanto le fiabe, i miti, le favole di ogni latitudine geografica rimandino attraverso diverse chiavi di lettura al mondo degli adulti. Tudo è simbolo e analogia, questo lo diceva Fernando Pessoa. E alla conclusione di questi nostri eventi vorrei ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa. E dunque alla Fondazione Casa America in toto. E voglio ringraziare Carlotta Gualco, fondamentale alleata fin dalla prima ora. Grazie Carlotta, davvero. L'Associazione Jacarandà, la sua presidente Luisa Faldini, il Comune di Genova, prezioso supporter, e la Regione. Un ringraziamento particolare a Gino Paoli, conosciutissimo anche in Brasile, che ha emozionato tutti noi con la sua presenza e le sue parole. Il mio caloroso ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti i nostri amici relatori e relatrici italiani e brasiliani. E a Claudio Pozzani anche, che è stato fra noi e attraverso il suo più che ventennale Festival Internazionale della Poesia di Genova ha gettato un lungo ponte fra poeti e artisti di tutto il mondo e autori di lingua portoghese, naturalmente della versante brasiliana. Quindi speriamo di superare tutte le difficoltà e le sfide a cui ci ha esposti il Covid-19 e di poter sviluppare e realizzare incontri anche in presenza, soprattutto in presenza, nella prosecuzione del progetto di parlare dei nostri legami culturali, anche con altre regioni dell'America Latina. Quindi benvenuti, lascio la parola a Carlotta Gualco che presenterà i nostri relatori di oggi. E bon tudo. Grazie Amina, non è uno scambio di cortesie, ma io ringrazio molto, molto la professoressa Amina Di Munno, perché se questo progetto si è riuscito a realizzarlo e con standard, adesso non voglio fare quella che si lode, si imbroda, ma non sto parlando di me, sto parlando del progetto, essendo secondo me caratterizzato da un livello qualitativo alto, e Amina ci ha ricordato alcuni dei momenti salienti. Ecco, il merito va soprattutto a lei, ad Amina Di Munno No, e a alla tutti, professoressa Faldini. Poi noi. tu, ognuno di noi ci ha messo del suo. Io voglio ricordare con un ringraziamento particolare anche la dottoressa Roberta Mattei, che pazientemente ha tessuto anche le fila degli incontri, che adesso è la nostra regista, diciamo, del collegamento. A questo proposito vi dico io un paio di cose tecniche, Forse lo se devi dovete. allargare. Chi ha parlato? Maria, che Le cose tecniche che vi dicevo sono le seguenti: se dovessimo incontrare delle difficoltà di connessione, noi del nostro ufficio le abbiamo incontrate, per questo che sia io che la dottoressa Mattei siamo rispettivamente nella loro casa per evitare una caduta di connessione presso la sede di Fondazione Casa America. Se ci fossero delle difficoltà, vi chiederemo di escludere il microfono, cosa che in genere si fa, diciamo, di default, e che comunque la dottoressa Mattei può fare imperativamente.
Se le cose si complicassero ulteriormente, chiederemmo anche la gentilezza di escludere la videocamera. In questo modo la connessione, dicono gli esperti, e io non lo sono, potrebbe essere, diciamo, meno sotto pressione. Però per adesso tutto funziona e quindi diamo l'inizio a questo incontro. Vorrei introdurre rapidamente le nostre relatrici, il nostro relatore, sono tutte persone estremamente qualificate con dei curriculum importanti. Ho cercato di fare una sintesi anche per permettere poi loro di intervenire col tempo necessario, eventualmente aggiungendo qualcosa che la sottoscritta si è dimenticata, ma siamo di fronte a delle relatrici assolutamente interculturali. Abbiamo persone che sono nate in Italia, come Micaela Pivetti, che è nata a Milano e poi si è trasferita in Brasile. Abbiamo Rosana Riolfo, che, se non ho male inteso, è argentina, dico bene, vedo che annuisce. E abbiamo Manuela Magalhães, che è nata in Brasile, per la precisione a Salvador di Bahia, e ora è stabile, spero, per tutti noi a Genova, e queste tre persone hanno un altro elemento in comune, che sono appunto qualificate, sono laureate, hanno seguito dei master, insegnano all'università, qualcuna come già cioè, inquadrata dentro l'università. Abbiamo appena sentito la professoressa Ariolfo all'Università di Trieste, la professoressa Magalhães all'Università di Genova e la dottoressa Pivetti, che è anche docente in varie università, anche se poi svolge come dire, un lavoro di designer grafica specializzata in progetti per l'editoria. Quello che accomuna, e sarà il motivo per cui chiederò loro di intervenire in successione, la professoressa Magalhães e la dottoressa Pivetti, è che sono concentrate, diciamo, per loro impegni, diciamo, professionali, culturali, anche, non solo, anche sul tema della letteratura per l'infanzia. E quindi chiederemo loro di svolgere questo tema abbastanza ardito che abbiamo posto al centro di questo incontro, cioè una sorta di confronto, di scambio più che di confronto tra la letteratura per l'infanzia tra Genova, la Liguria e il Brasile, con, per così dire, la incursione della professoressa Ariolfo, che mi consente però di mettere in rilievo un altro elemento qualificante di questo incontro, cioè parleremo della letteratura per l'infanzia anche come strumento per stimolare, diciamo, un'istruzione, una formazione interculturale da parte dei bambini e che ci si augura continui e si sviluppi anche nella età adulta. In particolare, la professoressa Magalhães ha anche un ruolo di mediatrice, scusatemi, interculturale educativa che ha esercitato e che esercita tuttora nella nostra città. Ultimo, ma non ultimo per importanza, è il professor Pino Boero. Sono molto lieta che abbia accettato il nostro invito a intervenire. Con lui abbiamo Va concordato bene. insieme alle. Ciao. Ciao, ciao. Mi raccomando, Roberta, se qualcuno ha il microfono aperto interferisce, please mute. Stavo parlando del professor Boero, che è non c'è bisogno che ve lo dica io, ma insomma un'autorità indiscussa nel campo della letteratura per l'infanzia. Ha insegnato questa materia presso l'Università di Genova, dove ricordo, siccome la nostra amicizia risale a qualche annetto fa, è stato anche preside della, allora si chiamava, facoltà, ha svolto anche un'esperienza politica in comune come assessore alle politiche giovanili e diciamo, alla scuola, è un autore e sappiamo che negli ultimi tempi è stato molto molto impegnato per le celebrazioni rodariane
che lo hanno visto, insomma, protagonista di vari eventi in questo ambito. Abbiamo chiesto al professore appunto di intervenire per ultimo e in qualche misura di concludere. Cerchiamo di fare in modo di consentire alle persone che sono collegate di intervenire se lo gradiscono e quindi poi ai relatori in qualche misura di dialogare con loro. Devo ancora dire una cosa importante che non so se è stata, come dire, portata a conoscenza di tutti, l'Associazione Amici di Casa America, la Fondazione Casa America stanno registrando questo incontro. Come ha detto la mia collega, lo vorremmo pubblicare sul canale YouTube di Fondazione Casa America. Se qualcuno, come dire, desiderasse non comparire, eccetera, ce lo dica. Se qualcuno non gradisce questa pubblicazione, insomma. Ce lo può dire senza alcun problema, nel senso che non siamo in diretta su YouTube, stiamo registrando eventualmente per pubblicare. Credo di avere detto un po' tutto, voglio solo aggiungere una notazione non troppo malinconica rispetto a quello che diceva Mina Di Munno, cioè l'ultimo incontro. Noi, e questo Roberto Speciale lo sa perché ne abbiamo parlato, potremmo, vorremmo, se continueremo ad avere il supporto di tutti voi, eventualmente proporre un'altra puntata di questa che è nata come una rassegna, quindi non come una, come dire, una stella cadente. Se potremo, se saremo d'accordo, se il comune, la regione continueranno ad essere benevoli, per così dire, potremmo riproporre, insomma, una rassegna di questo tipo, perché no, anche sul Brasile, perché ci siamo resi conto, Dio, un po' lo sapevamo già, ma ci siamo resi conto che il Brasile è una tale miniera di cultura, di spunti, eccetera, che chiedo il parere di Amina, ma potremmo fare, non so, una trentina di puntate dell'onda delle parole. Possiamo senz'altro, anzi, progetteremo subito qualcosa. Bene, e con questa nota di ottimismo inizierei chiedendo alla professoressa Rosana Riolfo, specialista in sociolinguistica della migrazione, anche lei si è spostata da Genova, Trieste, eccetera, se vuole iniziare questo incontro di questo pomeriggio. Prego. Microfono. 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 Poi. No, dicevo buon pomeriggio, ringrazio Amina per l'invito, sono molto, molto lieta di stare fra di voi, molto contenta anche di rivedere vecchi colleghi, tra cui il professor Pino Boero che da tanto che non vedevo e anche Manuela. Allora, il mio intervento si intitola Italiano e spagnolo nel contesto scolastico genovese tra integrazione e autodiscriminazione. Si basa su, diciamo, il frutto, sono delle riflessioni, frutto di alcune ricerche sul campo nel contesto scolastico genovese che ho svolto tra il 2009 e il 2018 durante il dottorato di ricerca in storia politica e linguaggi delle relazioni interculturali nel Dipartimento di Scienze Politiche e del successivo assegno di ricerca sugli atteggiamenti linguistici nella scuola, finanziato dalla Regione Liguria. Queste ricerche sul campo si sono svolte nella scuola primaria e secondaria di secondo grado e recentemente all'università. I risultati, un po' in sintesi, li possiamo dividere in alcuni punti fondamentali. Il primo di essi è centrato nella scuola primaria, insieme alla collega Paola Viterbori, che Pino Boero conoscerà benissimo, docente di psicologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, con lei abbiamo impostato un'analisi svolta su ben 110 studenti, sia monolingui italiani che bilingui italo-spagnoli, cioè italiano-spagnolo, con il fine di discriminare le difficoltà specifiche nell'acquisizione delle competenze in letto-scrittura e il modo in cui tali difficoltà si intrecciano con gli atteggiamenti linguistici. In questa occasione, o in quell'occasione, sono stati evidenziati
due principali aspetti problematici. Da un lato, la confusione da parte dei maestri rispetto al mantenimento delle lingue di origine e la tendenza a considerare le difficoltà degli immigrati come difficoltà cognitive. In questo livello di istruzione, in cui lo spagnolo non è materia di insegnamento curricolare, il problema sottolineato dai docenti è la difficoltà che i bambini, o era almeno la difficoltà che i bambini e le bambine riscontrano nell'apprendimento della lettoscrittura in italiano. Situazione che spinge alcuni maestri a diagnosticare frettolosamente problemi di dislessia oppure che consigliano i genitori ad abbandonare l'uso della lingua di origine nella comunicazione familiare. Questa risposta da parte della scuola si è solo in parte modificata nella fase attuale che stiamo vivendo, in cui la maggior parte dei bambini di origine straniera è nata in Italia, quindi padroneggia l'italiano ed è più o meno esposto alla lingua di origine a casa. E a differenza di quanto si osserva in situazioni non caratterizzate dallo stigma dell'immigrazione, non favorisce il potenziale bilinguismo di questi alunni, soprattutto nelle famiglie provenienti dall'America Latina. Così i vantaggi cognitivi dell'esposizione a più lingue, come per esempio il controllo dell'attenzione oppure la maggior gestione delle informazioni e delle interferenze, l'incremento delle abilità metalinguistiche e della competenza pragmatica o l'aumento della creatività, la flessibilità cognitiva, si perdono di fronte ad una scarsa coscienza da parte delle famiglie latinoamericane del valore della propria lingua di origine e conseguentemente dell'importanza di trasmetterla ai propri figli. Questo non si osserva però in altre comunità alloglotte che si sono radicate nel capoluogo ligure. E in quanto le bambine e i bambini arabofoni, sinofoni, indoparlanti, infatti nella maggior parte dei casi mantengono la loro lingua di origine, grazie alle azioni mirate da parte delle loro famiglie, come dimostrato dai numerosi studi svolti in questi anni nella scuola primaria genovese. Mi riferisco in particolare alle ricerche della collega Daniela Carpani, con cui ho collaborato durante tanti anni, dell'Università di Genova. Con lei si osservava che tale discrepanza, come vedremo poi, è intimamente legata a categorie sociolinguistiche. Prima fra tutte quella di spagnolo come lingua immigrata, su cui fra pochino avremo luogo di ritornare. In seconda battuta, la scuola superiore. In questo ambito ho svolto una lunga e approfondita ricerca sugli atteggiamenti linguistici in ben 12 scuole secondarie di secondo grado. E qui in questo campo si sono osservati fenomeni che ho definito di doppia diglossia. Nello specifico, è emersa la presenza nelle aule di un conflitto tra lo spagnolo come lingua straniera, nella sua variante europea, e lo spagnolo parlato dagli studenti latinoamericani, dovuto al fatto che esiste una percezione e anche una valutazione positiva dello spagnolo parlato in Spagna come lingua internazionale, e una percezione, quindi una valutazione anche però negativa, dello spagnolo latinoamericano, basato, come sosteneva almeno la mia tutor di dottorato, la professoressa Rocío Caravedo, basata sull'immagine, una valutazione negativa, dicevo, basata sulla percezione negativa dello spagnolo latinoamericano, in quanto si basa a sua volta su un'immagine stereotipata che la società di accoglienza ha dei suoi parlanti e sullo status sociale del gruppo che la parla. Come è evidente, nella scuola secondaria la problematica è ben diversa. A partire dall'inclusione, quindi della seconda lingua comunitaria, cosa che non succedeva nella scuola primaria, e quindi a partire dall'inclusione dello spagnolo come lingua, seconda lingua studiata nel curriculum di studio, diciamo, della scuola, in molti studenti ispanofoni che trovavano la lingua spagnola
tra le materie scolastiche si osservava un gap fra le loro prestazioni e quella dei compagni italofoni più avvezzi a interpretare correttamente il metalinguaggio scolastico tipico dell'apprendimento di una lingua straniera, no? E quindi più performanti. Questo aveva come effetto l'aumento della percezione negativa e la inevitabile erosione, o anche addirittura l'abbandono della variante dello spagnolo utilizzata da loro. In quanto è una variante, o era considerata una variante poco spendibile in questa, se si può dire, una gabbia di esercizi strutturali proposti per valutare le competenze linguistiche. E solamente, qua andiamo al terzo ambito, no? Solamente nelle aule universitarie che si nota una tendenza positiva rispetto alla lingua di origine, che deriva da una maggiore consapevolezza di sé e della volontà di costruire il proprio futuro attraverso formazione universitaria, ciò che ha permesso agli studenti spagnoloparlanti di costruire il gruppo maggiormente rappresentato nell'Ateneo genovese. E fra gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche, che io e la professoressa Carpani abbiamo intervistato sia nel 2017 e anche nel 2019, si evidenziano fenomeni che oscillano tra la scarsa autostima rispetto alla variante di origine e per contro l'orgoglio delle proprie origini e della propria lingua. Quello che è confortante, diciamo, notare è la profonda differenza fra gli intervistati della prima e della seconda tornata. Questi ultimi, questi della seconda tornata, infatti cioè, univano sia studenti universitari che della scuola secondaria di secondo grado. Però la cosa nuova, diciamo, era che erano tutti stati coinvolti in un corso di Español Lengua de Herencia, quindi Español Heritage Language, cioè un Español come lingua di eredità o lingua ereditata. E infatti questi studenti si dimostravano ben più consci del valore intrinseco del loro bilinguismo. E questo effetto potrebbe essere il risultato, secondo noi, dell'unione di almeno tre elementi. Una maggiore visibilità dello spagnolo nell'Ateneo genovese, sia in termini di offerta formativa che in termini di crescita esponenziale della mobilità verso l'America Latina. Non dimentichiamoci il programma SINDA che l'Università di Genova offre ai suoi studenti. Secondo, il radicamento ormai stabile della comunità latinoamericana a Genova e il suo inserimento anche nel tessuto produttivo ormai. Il terzo punto sarebbero le azioni mirate, azioni di sensibilizzazione mirate sulle tematiche legate al contatto linguistico e all'ampliamento dell'offerta formativa con un curriculum in spagnolo e anche in inglese nella laurea magistrale in relazioni internazionali, sempre dell'Ateneo genovese. Allora, in cosa consiste la peculiarità della situazione genovese? E perché nel titolo di questo mio breve intervento ho parlato di integrazione e autoesclusione? Torniamo al concetto cui accennavo poco prima. Lo spagnolo in Italia, e in particolare a Genova, non è una semplice lingua di passaggio che non lascia nessun segno durevole nel panorama linguistico di contatto della nostra società, della società genovese. È invece una lingua immigrata, che è canale di espressione di gruppi che si fermano e si stabiliscono nel seno della comunità. Sono lingue usate sistematicamente dal gruppo di immigrati, le quali lasciano tracce nel panorama linguistico di contatto della società di Genova, della città. Sono lingue che hanno un indice di vitalità che consente loro di sopravvivere.
grazie alla loro permanenza duratura nel territorio, alla visibilità, alla vitalità che hanno nel paesaggio urbano. Vediamo i cartelli, gli annunci di tutti i tipi, è presente nei mezzi di comunicazione. Pensiamo alla pagina del quotidiano del secolo XIX, il Giornale di Genova. Tutto ciò grazie all'importante consistenza numerica dei parlanti, alla presenza di giovani migrati nel sistema educativo, anche ai luoghi di riunione, di ritrovo che sono frequentati da loro, le piazze, le chiese, le discoteche, i centri sociali, eccetera. Questo è lo status dello spagnolo a Genova, ma è proprio ciò che fa sì che si attui anche uno scollamento fra lo spagnolo in situazione di contatto sociale e lo spagnolo come lingua di diffusione internazionale, nella sua variante europea. Come variante europea è una lingua studiata a scuola, all'università, come lingua straniera, utilizzata per il commercio, per il turismo, anche per la musica. E invece, no, e quindi scusate, e quindi da questo punto di vista è una lingua di prestigio e quindi associata a dei valori positivi. E qui interviene un secondo concetto che accennavo prima, che è direi centrale nel mio discorso, almeno nel messaggio che voglio lasciare. E si tratta della percezione, la percezione dello spagnolo in situazione però di contatto sociale. E i latinoamericani sono spesso considerati affetti di semilinguismo, da semilinguismo, scusate l'errore. E con questa prospettiva, la sonorità di una lingua viene inesorabilmente associata ai suoi parlanti, che, come spesso si sente dire, hanno un livello basso di istruzione, non padroneggiano la propria lingua, non parlano il vero spagnolo, e quindi quello della Spagna, svolgono dei lavori senza prestigio, come i lavori domestici o la cura degli anziani. Quindi il basso profilo sociale, quindi, trascina con sé anche la lingua parlata da questa minoranza o grande minoranza. Provenire quindi da un certo luogo, avere dei determinati tratti somatici, comportarsi in un certo modo, non è un fatto semplicemente descrittivo, ma fondamentalmente valutativo. E di conseguenza sarà la variante latinoamericana quella che godrà di minor prestigio rispetto alla variante spagnola, naturalmente rispetto alla lingua locale, che è l'italiano, con cui per diversi motivi si producono delle mescolanze, degli ibridismi che fanno sì che lo spagnolo abbia ancor meno prestigio nella società locale e persino fra i suoi stessi parlanti. E per tale motivo questo spagnolo occupa una posizione di doppia diglossia, la prima rispetto all'italiano e la seconda rispetto allo spagnolo europeo. E questo conflitto linguistico si acuisce per le implicazioni negative associate all'immigrazione, che i mezzi di comunicazione sappiamo bene che si occupano bene di diffondere, no? Il cambio nell'aspetto di alcuni quartieri per certe abitudini culturali messe in pratica dagli immigrati, come per esempio la più criticata, quella di bere per strada, o stare davanti alla porta di casa con gli amici, o ascoltare la musica con il volume alto. O non lo so, il calo del valore degli immobili nelle zone, non lo so, come San Pier d'Arena, popolate da immigrati, o la proliferazione delle bande, tutte queste, non so, questi aspetti che i mezzi di comunicazione diffondono quotidianamente. Il terzo e ultimo concetto di estrema importanza da tenere in conto per gestire proficuamente il contatto linguistico in contesti di migrazione è quello legato all'autopercezione linguistica. E direi che forse è la più forte, la più importante. La cosa che più sorprende, infatti, è registrare un atteggiamento negativo rispetto alla propria lingua negli stessi ispanofoni americani.
Questo atteggiamento è stato osservato non solo a livello locale, ma anche continentale. E mi riferisco qua a un dossier molto corposo dedicato alle actitudes linguísticas de los hispanohablantes hacia el idioma español y sus variantes. Traduco atteggiamenti linguistici degli hispanoparlanti nei confronti del proprio, dello spagnolo e delle sue varianti. Condotto su scala panispanica, da cui risulta che nella stragrande maggioranza degli stati dell'America Latina la variante considerata la più corretta è quella dell'antica madrepatria, e quindi della Spagna. Per fare l'esempio dell'Ecuador, la nazionalità latinoamericana sappiamo più diffusa a Genova, nelle aule delle scuole, nell'Ateneo anche genovese, per il 40% degli intervistati il 40% degli intervistati che hanno partecipato a questa indagine è la Spagna il paese dove si parla più correttamente la lingua spagnola, seguito dall'Ecuador solamente in un 15%, per cui parliamo di un 85% di intervistati che non considerano la variante ecuadoriana dello spagnolo la più corretta. I motivi, le ragioni sono abbastanza diversi, però tutti confluiscono in un'unica idea, no? Perché in Spagna pronunciano più correttamente, perché la Spagna è la madrepatria, perché gli spagnoli sono i padroni della lingua, perché in Castiglia è nata la lingua, e risposte simili. E le conclusioni cui giunge l'autrice di questo capitolo relative a questa visione conservatrice che i parlanti hanno della loro lingua sembrano anche estensibili, largamente estensibili anche alla realtà genovese, poiché emerge anche tra gli studenti di origine latinoamericana una marcata distinzione tra lo spagnolo insegnato a scuola come lingua straniera, quindi lo spagnolo europeo, definito da alcuni addirittura una lingua estranea e ostile, e quindi lo spagnolo della scuola come lingua straniera che gode di prestigio sia tra gli italiani che tra gli stessi latinos, e le varianti diatopiche latinoamericane che sono parlate in famiglia. Sono pochissimi gli studenti latinoamericani che mostrano orgoglio verso il proprio spagnolo, e molti invece quelli che lo definiscono storto, mescolato, con parole che vengono dall'italiano, vulgar, cioè volgare e persino parlato male, mettendo così in evidenza la loro percezione negativa verso la loro lingua di origine. Negli anni che separano le mie prime ricerche a oggi, da oggi, la situazione si è profondamente evoluta. Nelle aule delle scuole si sentono parlare una miriade di lingue che si affiancano allo spagnolo. Per quanto riguarda lo spagnolo, andrebbe fatto un profondo cambiamento di atteggiamento nei confronti delle varianti latinoamericane e dei loro parlanti, in modo da poterli aiutare a ricostruire le fondamenta del proprio codice, aiutando così i nostri concittadini a costruire un nuovo livello di sicurezza linguistica che poi si riversi nel superamento di un evidente complesso di inferiorità che è connesso con la condizione di immigrato. Ma la vera sfida, credo che si giochi nella costruzione di una cultura plurilingue che possa mettere tutti i ragazzi e le ragazze di origine straniera in condizione di valorizzare le proprie lingue e i propri vissuti. Quindi una direzione che è già da tempo indicata dal Consiglio d'Europa, che considera il plurilinguismo come intimamente legato all'integrazione. Cioè chi apprende una lingua diventa plurilingue e sviluppa interculturalità.
con competenza plurilingue e pluriculturale, io intendo e si intende la capacità di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni interculturali dove si padroneggiano competenze in più lingue ed esperienze in più culture. Potremmo così garantire la Può concludere, formazione di professoressa, per una... Sto favore. concludendo, Grazie. sto concludendo. Potremmo, dicevo così, garantire la formazione di una futura società aperta e plurale, fatta da individui arricchiti dal cambio fra pari, coscienti delle proprie radici e in grado di affrontare al meglio le sfide di questo nostro mondo globalizzato. Grazie. Grazie mille, mi sembra una conclusione assolutamente condivisibile, un intervento molto interessante, dalla quale ho raccolto, come dire, suggestioni empiriche dal mio attuale rapporto di collaborazione di lavoro con un laureato della professoressa Carpani di nazionalità ecuadoriana, ma da diversi anni a Genova, e quindi ogni tanto noi discutiamo sul qual è il vero spagnolo, eccetera. Quindi mi ha dato anche tutta una serie di spunti per colloquiale con il mio collega. Bene, grazie ancora. Chiederei ora alla professoressa Magalhães di intervenire. Ricordo una cosa importante relativamente a Manuela Magalhães, a parte che lei ci parlerà, scusate, di Curupira. Chissà chi è Curupira, lo scopriremo tra poco, e di letteratura e cultura brasiliane nelle scuole del comune di Genova. Iniziando più, diciamo, nell'ambito più specifico della letteratura per l'infanzia, quel confronto ardito tra la letteratura per l'infanzia del Brasile e quella genovese ligure, sulla quale poi ci aspettiamo un intervento da parte del professor Boero. Volevo ricordare, perché è una cosa importante, una battaglia importante, che la professoressa Magalhães nel 2016 ha vinto appunto una battaglia in Italia a livello nazionale sul doppio cognome. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che è stata a suo modo storica, in quanto ha inciso sulla normativa consuetudinaria che vede, evidentemente in Italia, l'assegnazione automatica al nascituro del cognome paterno. E su questo noi siamo molto grati a Manuela Magalhães, alla quale chiedo di prendere la parola. Grazie. Grazie, io ringrazio l'invito a Fondazione Casa America, Mina Di Muno, la cara amica, e vorrei farvi vedere delle immagini. Io sono qua oggi come mediatrice interculturale educativa, quindi vorrei proporvi un viaggio tra i progetti che sviluppiamo all'interno dei comuni di Genova da oltre 20 anni. E per questo mi servi farvi vedere queste immagini, ecco, vediamo se riesco a proiettarle. Vedete? L'immagine? Sì? Sì, vede. Ok. Allora, appunto, questo è il frutto di 10 anni di lavoro all'interno del comune di Genova, il Curupira. Vi parlerò alla fine di come è nata questa idea di questo invito che mi è stato fatto dalla casa editrice Ghinatia, che ringrazio tanto, a cui collaboro da un paio di anni, di portare un po' del Brasile, no? Di una leggenda molto particolare del periodo autoctono del Brasile, no? Prima dell'arrivo dei portoghesi. Quindi vorrei iniziare con una immagine, vorrei farvi vedere un po', portarvi in questo viaggio, appunto, come vi ho detto, dove ci sarà una finestra d'arco, dove ci saranno degli incontri, dove sentiremo dei racconti, anche immagini, bambini, ragazzi, vedete delle immagini dei bambini e ragazzi,
dove le lingue sono presenti, il linguaggio è presente, perché lavoriamo sempre in quell'idea del plurilinguismo che ha detto prima la professoressa Ariolfo. Sono 10 anni che lavoriamo sulla mappatura del plurilinguismo all'interno delle scuole del Comune di Genova, e dove ovviamente ci saranno autori e autrici brasiliani e anche la musica. Ecco, questa è la partenza per me, è la prima immagine che vedete, è l'immagine del Centro Scuola e Nuove Culture, del Laboratorio Migrazione. Questa è una struttura del comune che lavora da, come ho detto, oltre 20 anni e propone alle scuole progetti di educazione interculturale sia ai nidi che alle scuole primarie e secondarie di primo grado in diverse zone della città. No, anche dove ci sono un alto numero, una frequenza di bambini originari da altre parti del mondo, no? E in questo posto noi cerchiamo di focalizzare l'attenzione sulla promozione dell'inclusione. Attenzione, la parola integrazione diventa qua inclusione, no? Un scambio, no? Tra quello che conosco all'interno della mia cultura, quello che conosci te, no? Quindi un scambio, no? E un'idea di convivenza nel rispetto della diversità. Perché ho messo questa immagine qua? Perché lì è l'incontro. Noi incontravamo le scuole in questa bovinda, in questa stanza ad arco, noi chiamavamo così bovinda questa stanza qua, e lì c'era l'incontro col bambino. L'ho messo a fianco, non so se vedete, l'immagine di una carta che si chiama l'incontro. Questo è un strumento fatto dall'insegnante del Laboratorio Migrazione, realizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Migrazione tanti anni fa, ma che tuttora utilizziamo nelle scuole per parlare di migrazione, no? Sono diverse tematiche. L'ho messo l'incontro perché è proprio da lì che parte il mio lavoro. Incontro una insegnante di lingua spagnola, l'insegnante del Laboratorio Migrazione, che lavorava già da anni, di lingua spagnola, ma anzi bilingue, perché parlava anche il guaraní. E da lì mi presenta questo progetto, un progetto bellissimo sulla scia di questo libro che vedete sotto, Racconti indiani, che è un libro della letteratura statunitense che parla della popolazione autoctona. E lì mi chiede di tradurre delle frasi per introdurre il laboratorio, la tematica di diversità e inclusione ai bambini. Quindi in portoghese si inserisce lì in questo contesto, in questo momento nel 2008, e sono grata a questa nostra collega che non c'è più, e per aprire, cioè farmi incontrare la letteratura infantile in questo posto, farmi incontrare, io dico che mi sono incontrata. C'è un'altra citazione in questa carta di una zia che ha partecipato in questo laboratorio, perché in questo posto non lavoriamo soltanto con i bambini, ma lavoriamo anche con i genitori, no? La famiglia. Una zia in spagnolo, dicevo, definendo il viaggio, no? Ha definito il viaggio un incontro, no? Che viajando si incontra. È proprio così che mi sono incontrata. Vi faccio vedere altre fotografie di progetti che sono tuttora vivi nel Comune di Genova, come Lingue Storie, che è un progetto appunto che fa dal 2008 un mappeamento all'interno delle scuole delle lingue che sono presenti, le lingue, i dialetti. Cerchiamo di valorizzare quello che c'è già nelle scuole, no? E quest'anno continuiamo e stiamo facendo questo lavoro. Lì potete vedere a sinistra un lavoro che abbiamo fatto 2 anni fa con la famiglia, parlando di sogni e desideri dei bambini. E sotto un altro libro che utilizziamo di immagine, in cui parliamo di migrazione, la emigrazione italiana, che è il libro dell'Approdo, un libro abbastanza utilizzato nelle scuole.
E infine, vedete dall'altra parte, a destra, questo posto mi ha dato anche la possibilità di lavorare con i bambini adottati nelle scuole attraverso la cooperativa sociale Saba. Quindi ho avuto questa possibilità di pubblicare, no, un libro che racconta questo percorso, come la mediazione interculturale educativa può lavorare nell'inclusione sociale del bambino adottato internazionalmente. Queste tre parole, perché l'ho messo queste tre parole chiave: generazione, manutenzione, comunità. Purtroppo la settimana scorsa ci ha lasciato un carissimo amico e collega, Riccardo Damasio, e per lui era la mente di questo posto da un paio di anni, no, da un paio di anni, da tanti anni, e lui per ogni progetto che faceva, ogni azione che lui proponeva alle scuole, e non soltanto alle scuole, lui ci metteva queste tre parole, e questo noi continueremo a fare nelle scuole. Bene, arrivo al dunque. Come mai, come la lingua portoghese, ho già detto che la lingua portoghese inizia nel 2008, fa parte del gruppo, perché lì ci sono tante lingue, c'è lo spagnolo, c'è l'arabo, il cinese, noi lavoriamo e racconti di questi paesi, di queste culture. Ecco, la letteratura brasiliana arriva anche con la musica, arriva quando arrivano i bambini di origine brasiliana, ma non soltanto, arriva quando porto a scuola Vinicius de Moraes, Toquinho, e parlo del rapporto con l'Italia. Arriva quando anche portiamo nel 2014 un pezzo di cultura afro-brasiliana molto importante nella composizione sociale brasiliana, attraverso un'autrice molto giovanissima ma ricchissima, che è Sandy Oliveira. Lei, attraverso le storie di principesse, porta la cultura del candomblé, la religiosità, no? La cultura afro-brasiliana, e i bambini ascoltavano questo racconto, hanno ascoltato con attenzione, hanno prodotto dei disegni meravigliosi, perché guardando le immagini, sentendo il suono del portoghese, loro facevano la loro interpretazione, quindi giochiamo con la fantasia, molto con la fantasia. Ecco, arrivo oggi, e sto quasi arrivando a Curupira e poi concludo. Cosa si fa oggi? Cosa stiamo facendo ora? Cosa sto facendo? Sto portando questi due personaggi qua. Io non guardo, ma come? Cioè, cosa c'entra con l'intercultura? Cosa c'entra con il Brasile? Ecco, attraverso un gatto tigrato e un uccello, diciamo così, un uccello, parlo, cerco di parlare ai ragazzi e sto avendo delle risposte molto interessanti di lingue, linguaggio, diversità, tempo e libertà. Questi sono i personaggi principali di Jorge Amado, del gatto O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, che quest'anno ho proposto alle scuole per parlare di diversità e stereotipi, per portare anche un'idea di sviluppo sostenibile. E voglio dire che stanno uscendo delle poesie. Oggi ho parlato con Amira, che è un ragazzo di terza media dell'Istituto Comprensivo Foce. Io sto lavorando con l'Istituto Comprensivo Foce e Istituto Cooperativo San Teodoro, che lavoro già da 10 anni su questa tematica con Jorge Amado. Oggi un ragazzo ha fatto un paragone di un personaggio con addirittura Galileo, addirittura Aristotele, quindi è una cosa eccezionale. Io parto anche dalla lingua, dal portoghese, no? E qua c'è una citazione, non ho tanto tempo, lo so, vado avanti e dico come nasce il Curupira. Ecco, Curupira nasce da Clarice Lispector. Ecco, io direi che Curupira nasce da la pace che faccio con Clarice Lispector, dove rincontro con Clarice Lispector. Sappiamo che Clarice Lispector per noi brasiliani è un'attrice molto complessa, densa, no? E io oggi ritengo che Clarice fa parte della mia vita ora, no? Quindi Clarice mi ha dato tanto e oggi mi sta dando tantissimo. Curupira nasce da questo, da Como Nascer as Estrelas. Nasce quando un insegnante del laboratorio Migrazione, che spero che sia qua, la Carla Giolito, mi chiede di presentare ai bambini della scuola dell'infanzia le leggende brasiliane. E io poi dico, guarda, ci sono due personaggi che sono personaggi meravigliosi, Curupira e Saci Pererê, no?
colto anche Sassi Perere, però Curupira è un essere proprio magico, fantasioso, si può lavorare tanti aspetti, no? Interculturali, no? E qua in questo libro, esattamente in questo libro, Clarice Lispector racconta di un modo molto circolare, no? Presenta ogni leggenda legata a una stagione dell'anno, no? Però in un modo molto attuale, perché possiamo parlare con questo libro di diritti degli animali, linguaggio, lingue. Quindi Curupira nasce lì. Ecco, la casa editrice mi fa un invito, collaboro già da tanto, e dice: dai, portiamo il Curupira, è ora di fare nascere Curupira. Bene, Curupira nasce nel 2008, e l'ha scritto ovviamente, ma viene pubblicato purtroppo nel 2020 in concomitanza della pandemia. No? E uno dice: ma Curupira non è portoghese. No, Curupira è Tupi Guarani, fa parte della lingua Tupi Guarani. Ma cosa vuol dire? I bambini dicono: ma cosa vuol dire Curupira? Curupira vuol dire corpo di bambino, perché Curupira, Curumin, in Tupi Guarani è menino, crianza, e Pira è corpo. No, già da lì? Bene, ci manda questa prima tavola, Sandro Natalini, che ringrazio tantissimo, è un illustratore abbastanza conosciuto in Italia, ha vinto il premio Andersen nel 2019, ringrazio tantissimo perché ci manda il nostro Curupira. Io guardo e dico: ma è fantastico, in questa foresta che può essere ovunque, con questo sguardo un po' forse spaventato, ma curioso, proprio come i bambini quando raccontiamo la storia. Bene, questa è una storia che passa da una generazione all'altra, dove una nonna racconta al nipote di questo essere che vive nella foresta amazzonica, no? E c'è questa bambina che ascolta questo suono e chiede alla nonna: ma nonna, la sera ho sentito questi suoni, ma cos'è? Nonna, guarda, è Curupira. Bene. Sandro ci fa Tainà. Io non ho detto niente a Sandro, non ho detto come volevamo, come pensavamo, perché ci sono aspetti interculturali. Ecco la Tainà. Ecco, Tainà è in Tupi Guarani, vuol dire stella, no? E Tainà è una bambina afro-brasiliana. Era proprio così che avevo pensato Tainà, perché io penso che bisogna presentare aspetti della cultura afro-brasiliana. Qua c'è la rappresentatività. Io penso che stiamo vivendo in un periodo in cui dobbiamo riconoscere gli errori del passato e dobbiamo riconoscere che la cultura afro-brasiliana ha dato tanto a quel paese, no? Che fa parte di questo paese, e dobbiamo valorizzare questa cultura. Io negli anni 80, quando ero piccola, non c'erano tanti racconti dove le protagoniste erano bambine nere, quindi qua è la rappresentatività, no? Sto per concludere, non so quanti minuti ho, ma il Curupira parla anche di 3 minuti. Allora, faccio una cosa. Curupira parla di sostenibilità e nel 1970 lo Stato di São Paulo, no, Curupira fa una legge che determina il Curupira come un simbolo della natura. La nonna della bambina è bianca perché rappresenta la multiculturalità del Brasile. E io concludo con questo filmato di 2 minuti, se ho ancora 2 minuti, del Curupira. Grazie. Curupira, uguale a una foresta. Tainá mora próximo aos limites da floresta. Nas noites de lua cheia, debruçada na janela do seu quarto, Tainá olha a floresta escurecer. E antes de adormecer, fica atenta, escutando os sons que vêm de lá. Numa daquelas noites de lua cheia, Tainá ouviu um assobio, um som estranho e assustador. Ela podia jurar que não era da onça pintada, nem da arara azul, nem mesmo de uma serpente encantada, tampouco de algum macaco risonho, e não, nem mesmo do seu João, o vizinho. Assim,
na hora do café da manhã. Pergunta para ela se ela tinha ouvido também aquele estranho assobio no meio da noite. Ah, sim, minha querida. Aquele é o assobio do Curupira. Curu quê? Curupira. Nunca te contei a lenda do Curupira, o guardião e protetor da floresta? E a avó conta. Curupira é uma criatura parecida com uma criança de 6 ou 7 anos. Tem os cabelos da cor de fogo, as orelhas pontiagudas, a cor da pele verde e é um pouco peludo. Os seus pés são virados para trás e ele caminha como se fosse um caranguejo. É dessa maneira que ele distrai os caçadores malvados. Fim. Ah, é muito legal esse curupira, vovó, diz Tainá. Acho que um dia eu irei procurá-lo. Fim. Obrigada. Grazie. Obrigada. Grazie Emanuela, devo dire che il curupira mi era già simpatico appena ne ho sentito parlare, ma adesso che lo conosco meglio mi è ancora più simpatico. E questa simpatia si era tradotta anche nel fatto che nella nostra piccola campagna social io avevo scelto anche proprio l'illustrazione di questo libro dedicato al curupira come bandiera dell'incontro assieme a un libro curato dal professor Boero e di fiabe liguri assieme a Beatrice Solinas Donghi, ma questo se ne parlerà dopo. Quindi grazie di questo bel intervento, grazie di essere stata nei tempi. Passerei ora la parola alla dottoressa Micaela Pivetti. Prego. Microfono, per favore. Ci sente, dottoressa Pivetti? Mi si è bloccato il mouse. Ai ai ai. In attesa che si sblocchi il mouse, intanto saluto la professoressa Faldini, che non avevo visto prima collegata. Ciao Carlotta, ciao a tutti. Ciao. E c'è grazie, un altro... grazie per il curupira, Manuela. Grazie Luisa, ciao. Non ho visto l'ultimo cartello, Micaela, me lo fa rivedere, per favore. Vi ho scritto. Ma ci abbiamo speranze che si riattivi il mouse? Faccia senno di sì, se sì. Mi spiace, ma non capisco. Intanto chiedo al professor Boero se può scaldare i motori, se del caso, se cominciare il suo intervento. Adesso vediamo che cosa ci comunica. Mi esco e rientro. Ah, allora facciamo questo tentativo, poi semmai Pino se puoi sopperire se del caso. Proviamo, Micaela, se si disconnette, poi si ricollega. Sì, io ho trovato sulla mail di Casa America il PDF della dottoressa Pivetti, però farlo vedere senza che lei parli, non so se... Però se ora si disconnette e poi si riconnette, le credenziali sono le stesse, quindi non fa altro che rischiacciare il link.
però la vedo sempre collegata. No, si è bloccata l'immagine. Ah, ecco. Forse era un po' troppo immobile per essere vera. Intanto saluto Marta Ribeiro. Ciao cara. E poi ho un saluto per Procura. Presidente speciale chiede di salutare Maria Pace Chiavari, c'è ancora. Prima l'ho vista, ora non la vedo più. Se c'è, sappia che Roberto Speciale la saluta. Vedo un'altra amica, Maria Eugenia Sparagossa, ciao. Abbiamo Roberta forse, Micaela in waiting room, io per adesso non la vedo. No. Dovrei salutare tanti, quindi non avevo visto che c'era anche l'Esparagozza, la saluto. E tutti gli altri, naturalmente. Io non ho visto Roberto, ciao Roberto. Sia tu che mio fratello, perché c'è un altro Roberto in rete anche lui. Ah sì. Ho visto un R. Faldini. Dico, ciao, ma è lui. Ciao a tutti. Sono io, fratello. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Piacere. Ecco, quell'R. Fald, dicevo, ma sembra la Luisa Faldini. Infatti. Però notavo che ci siete molte Maria, Maria Dulce, Maria Eugenia, Maria Laura, Maria Pace. È interessante. Beh, io molto sudamericano. Sì, certo, ma ce ne sono anche qualche Maria sola, ma il più è Maria e altro. È divertente, bello. Sì, in Portogallo quasi tutti i nomi sono doppi, con Maria, Maria Elena, Maria Luisa. Sì. Bello. Per riattivare il computer di solito è una buona cosa è spegnere tutto e riaccendere. Fatto diverse volte anch'io. Ma secondo me adesso la Micaela non stiamo più interagendo. Oppure staccare, se è per caso al mouse esterno, attaccato col filo, diciamo, alla porta USB, basta staccarlo e riattaccarlo e ricomincia a funzionare. Sì, però ma evidentemente ha problemi. E però forse, io... Roberta, se... Però... Forse chiediamo se parla Boero. Lo stavo dicendo. Quindi se comincia il professor Boero a parlare, lei Roberta può provare a mandare un WhatsApp alla Micaela perché ci aveva dato un numero di WhatsApp. E saluto Pino Boero che vedo lì nell'angoletto perché non mi appariva prima la sua immagine. No, sono certo. Tanti anni che non tanti ci vediamo. Anni, ciao. Ciao. Tutto bene? Beh, ci vediamo, è un modo di vederci anche questo, esatto. Di incontrarci. No? Bene, prego. Saluto tanti amici che ci sono, mi fa piacere parlare franco, insomma, una storia con tanti comune e mi fa piacere parlare di infanzia, di fantasia e di quant'altro in un periodo particolare in cui davvero la realtà diventa soffocante, quindi guardare avanti, guardare un po' più in là, come diceva Montale, tutte le immagini portano scritto più in là, io credo sia una cosa straordinaria e quindi ben vengono iniziative del genere. Pivetti probabilmente avrebbe parlato, Pivetti ho un rapporto abbastanza recente con lei perché ha lavorato su Bruno Munari, quindi c'è anche un legame con quello più o meno che potrò dire riguarda anche a Rodari, di cui
è stato recentemente il centenario della nascita. Ma volevo, visto che si è parlato di lingua e anche la professoressa Aiolfo ha puntato proprio sulla dimensione linguistica, volevo dirvi velocemente, quasi a memoria, una citazione proprio di Rodari, da Grammatica della Fantasia. Rodari dice: tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Io credo che questa affermazione, queste dichiarazioni, Grammatica della Fantasia del 73, fossero attuali allora e siano attuali, ancora più attuali oggi. Il possedere la lingua davvero è l'elemento importante che evita le discriminazioni e favorisce la conoscenza, l'autonomia del soggetto, la crescita della personalità. E io credo che la letteratura per l'infanzia, in tutte le sue componenti, non solo nella componente ovviamente di libro e di lettura, ma in tutte le sue forme di comunicazioni, deve assolvere proprio questo scopo. E a me fa piacere che la professoressa che mi ha preceduto abbia citato due cose. Una, il laboratorio Migrazioni, ricordando anch'io, ricordo con tristezza, insomma, per la scomparsa recente, Riccardo Damasio, che è stato l'anima e nei miei anni, 5 anni di assessorato, era una delle teste pensanti della direzione scuole del Comune di Genova. Ma l'altra, che abbia citato delle leggende, delle fiabe, un personaggio del fiabesco di una tradizione precoloniale in qualche modo, perché se c'è un filo conduttore nella letteratura per l'infanzia che io trovo importante è proprio il filo conduttore delle fiabe, il filo conduttore delle tradizioni popolari, il filo conduttore addirittura di storie che nascono dall'oralità. Io non ho praticato il portoghese, ma il suono della lingua, l'armonia della lettura, ma vale anche per l'italiano, vale per lo spagnolo, vale per tutte le lingue, il raccontare, il dire prima ancora del vedere l'atto della scrittura e compiere l'atto della lettura. È importante, e su questo proprio Rodari, e io lì ho portato, vi ho mandato anche la riproduzione di una copertina della Grammatica della Fantasia in portoghese, ma pubblicata in Brasile, Rodari diceva proprio quello, diceva: stiamo attenti alla dimensione del racconto, ma non facciamoci prendere dalla dimensione del racconto, appunto, dell'artista, dello scrittore, perché la magia è innanzitutto la magia della parola. E su questo io credo che valga la pena, per chi insegna, ma direi per gli educatori in generale, e gli adulti sono tutti educatori, buoni o cattivi, spesso più cattivi che buoni, ma non importa, per fortuna i bambini crescono nonostante gli adulti, dicevamo, e crescono nonostante la scuola e nonostante gli insegnamenti non buoni degli adulti. Ma dicevo proprio questo, talvolta noi crediamo che questa abnorme e spesso anche un po' dannosa diffusione dei mezzi di comunicazione faccia sì che la magia della parola abbia perso la sua magia. Ma io credo che ognuno di noi abbia avuto esperienze di invece bambini, magari in cerchio, seduti per terra, in situazioni, che ascoltano uno o una che legge. Beh, questi bambini, che saranno i bambini ipertecnologici, i bambini che hanno il telefonino in tasca, però la magia della parola, se è una parola ben detta, ben letta, li coglie sempre.
Questo vuol dire che il potere del racconto, il potere della parola, il potere della fiaba è straordinario. Questo vuol dire che le parole non si dicono, le parole si danno. Per quello che io, che sono abbastanza vecchio, detesto i bla bla televisivi, perché sono parole a gogò dette, senza senso. La parola è importante. Proprio Rodari dice, impara a scrivere il tuo nome, perché il tuo nome è importante, è una parola che si dà e non si dice. E allora, se dobbiamo tracciare un filo comune, io poi con il Brasile qualche filo altro comune lo traccerei, ma non vi tedio con una dimensione autobiografica, perché mi capitò una quindicina d'anni fa andare a fare con Bianca Montale, nipote di Eugenio, collega, delle lezioni a San Paolo, per una, all'Università di San Paolo, e scoprì una cosa molto interessante. Io feci lezione su Garibaldi e il Corsaro Nero di Salgari, perché l'iconografia, ed era una cosa che interessò moltissimo gli studenti, perché Garibaldi ovviamente era ben presente nell'immaginario, i due immaginari, l'immaginario storico, se vogliamo, diciamo l'immaginario storico garibaldino e gli illustratori salgariani, voi pensate, questa era, è una curiosità, talvolta erano gli stessi, quindi storia e immaginario, e poi Salgari davvero è anche un autore universale. Ma detto questo, al di là di questa dimensione autobiografica e bel ricordo di San Paolo, c'è la dimensione della storia della letteratura per l'infanzia, che è una storia comune. Io non posso, francamente, ormai arrivato a questo punto, sentir parlare di storia della letteratura per l'infanzia italiana, ma neppure di storia della letteratura per l'infanzia europea. Perché il tratto comune, quegli elementi, vorrei dire, delle funzioni di Prop, che sono del fiabesco, hanno da fili comuni con delle tradizioni popolari, spesso soffocate, spesso dimenticate. E allora qui l'aggancio che la professoressa faceva con questa figura particolare, voi pensate, nella fiabistica ligure, e oltre a quel volumetto di Oscar Mondadori di tanti anni fa, proprio 2 anni fa con Walter Focchesato, un amico che molti di voi conoscono, abbiamo fatto un altro volume di fiabe liguri ricavate dalle traduzioni francesi di fine Ottocento, tradotte dal dialetto. E sono quelle vere, non quelle che si raccontano poi recentemente. E anche lì, che cosa si trovano? Si trovano dei personaggi magici, che non sarà il personaggio della foresta, innanzitutto noi in Liguria, ma in Italia abbiamo i boschi, non abbiamo le foreste, ma ad esempio, l'aveva già notato Italo Calvino nelle fiabe, abbiamo dei personaggi straordinariamente surreali, un po' come surreale, a quanto capite, quel personaggio della foresta brasiliana che cambia aspetto, che muta. Noi abbiamo delle donnine che si cullano in gusci di noce. Abbiamo l'omino che viene portato, rapito dalla zanzara. C'è la donnina che si compra l'omino, che è un omino che dovrebbe essere un omino che per lo sposo in qualche modo, e questo ne subisce di tutti, finisce nel focolare, finisce nella cenere, eccetera, e poi alla fine questa lo mette ad asciugare perché finisce nell'acqua sul davanzale e arriva, ed era in dialetto, arriva una sinsà e se lo porta via, e arriva una zanzara e se lo porta via. Voi immaginate la dimensione surreale della tradizione popolare di Liguria soprattutto, ma anche in parte italiana, ma soprattutto di Liguria. Allora, io credo che i veri legami siano quelli, siano legami antropologici, siano legami, se vogliamo, storici, ma più che storici, proprio di fondo, di culture di fondo popolari. Culture popolari che spesso sono state soffocate. Da una parte forse il colonialismo, da una parte la nostra presunzione di essere europacentrici, per cui anzi addirittura localistici,
addirittura prendere queste tradizioni popolari, poniamo della Liguria, e farne un elemento di folklore dialettale che non c'entra nulla. E tutto questo io credo che in qualche modo vada recuperato. Quindi ben venga i lavori di chi opera sui fronti linguistico, bilinguistico, ma di chi opera attraverso la fiaba, attraverso il racconto, attraverso l'oralità, prima ancora che attraverso la scrittura. Io credo che su questo si possa costruire davvero un futuro per la scuola, o perlomeno far sì che ci siano meno bambini emarginati di quanti ce ne possano essere oggi, anche in particolare con questo isolamento dato dalla pandemia. E qui mi fermerei, perché sennò poi rubo lo spazio a se Pivetti c'è o se è tornata, è tornata. È tornata. Benissimo. Sì. Quindi qui mi fermerei. Poi, però poi insomma, riprendi. D'accordo, altro... poi riprendo dopo Pivetti se mai, d'accordo? Sì. Va bene. Prego. Va bene, okay. Grazie. Un po' di emozione, mi dispiace, ma almeno ci sono riuscita. Dunque, mi dispiace non aver sentito l'inizio dell'intervento di Boero, a cui devo innanzitutto l'occasione di questo invito, e quindi ringrazio Casa America senz'altro in seguito. Metto già per garantire, metto qui la mia presentazione. Anzi no, andiamo avanti senza, se no invade tutta la scena. Dunque, non sono una specialista di letteratura brasiliana e neanche di letteratura in genere, nel senso che non vengo dal campo delle lettere o della linguistica, ma sono una designer alle prese con le storie e con i libri, per la via del progetto. Il progetto narrativo regge tutti i componenti estetici e fisici provenienti dalla cultura e dal suo tempo. Io per esempio sono, come sono stata presentata, sono cresciuta negli anni 70 in Italia, immersa in un universo appunto biculturale, assorbita fin da piccola da un immaginario vasto che attraversava il mare, nel caso l'oceano, e arrivava fino in Brasile, il paese di mia madre. Ci arrivava attraverso la musica, già stata senz'altro detta, no? E raccontata prima, gli odori, i viaggi e appunto le storie, quelle raccontate da lei, mia madre, con i ricordi dell'infanzia, no? Per esempio le feste di San Giovanni, no? A Bahia, appunto, dove lei trascorreva le vacanze. E poi le storie, quelle dei libri, che gli amici in visita ci portavano. C'era anche lo zio antropologo che scriveva cartoline fitte, raccontando sull'Amazzonia personaggi, percorsi, animali, con foto che rimanevano appese in camera vicino al mio letto, tra i fumetti di Topolino e Paperino che comprava mio padre la domenica e che mi rileggevo tantissime volte avidamente prima di andare a scuola. E siccome quelli erano anche gli anni 70 della fantasia, nel piano creativo e pedagogico la fantasia rodariana e munariana, nel mio rapporto di design con i libri della letteratura per l'infanzia, sulla fantasia logica ci ho costruito il mio filo conduttore, da dove osservare le storie da ieri fino più o meno oggi, in questi decenni. Allora, le poche cose che voglio mostrare ora seguono, diciamo, altri percorsi, forse un po' più folclorici, mitologici, non saprei, ma pur sempre fantasiosi.
Comincio quindi a proposito dell'infanzia da un autore e soprattutto a proposito della fantasia di un autore che ci porta dove desidero andare oggi con voi, che è appunto Siraldo, no? E che a proposito di fantasia, ritengo con questo lavoro veramente innova negli anni 69, no? Se non sbaglio, ed è un'astrazione assoluta, quindi ci mette in un posto assolutamente diverso da quello che almeno io da bambina ero abituata, con le figure, con le illustrazioni più figurative, eccetera, e lui ci fa tutta una storia di un colore, che è un colore di niente, è un colore così, no? E che poi si scopre che è la terra. Ora, tutto questo percorso non lo posso vedere con voi, però vi volevo raccontare appunto come Siraldo e Conflix è senz'altro un'idea di fantasia dal punto di vista appunto rodariano, eccetera. No? Allora, con Siraldo, apro qui la mia presentazione. Arriviamo allora al tema di, visto che avevamo il Curupira, abbiamo visto prima, aspettiamo un attimo, credo che non entri, aspetta, diminuisco un po'. Lo vedete intero? Solo per sapere. No? Più o meno? Vediamo. Ora? Credo che sia, no, non lo vediamo intero, aspetta. Ora sì. Sì, ora sì. Benissimo. Quindi ho approfittato la fantasia di Flix, dell'autore, no, illustratore grande per bambini, andando appunto alla Turma du Sassi-Pererè, che è questo gruppo, questo bando composto da questi personaggi, sempre mi ricordo appunto da bambina, che erano questi personaggi un po' dei fumetti, dove appunto c'era la figura di Sassi-Pererè, poi l'Igno, poi la ragazza, no, bruna più diciamo della città, poi c'era no, a proposito di bambine, a proposito di, no, di e insomma tutti questi personaggi che componevano questo universo, ma io volevo appunto arrivare a Sassi-Pererè, che mi ricordo benissimo. Continuando on Sassi-Pererè, queste versioni sono versioni contemporanee, arrivando a uno studioso brasiliano che diciamo segue la tradizione di Câmara Cascudo, che è un importante studioso del folklore brasiliano, e abbiamo Marco Aurelio, no? Un giovane studioso che appunto parla di non solo di Sassi, ma parla dei racconti folclorici brasiliani e della letteratura di Cordel, che io non so come si traduca, se potete, se magari potete aiutarmi, ma comunque questa poesia in rima, no? E ho questa foto sotto qui proprio per mostrare la tipica rappresentazione grafica del cordel che si vende nelle fiere, nelle piazze, no? E questa che è rimato, sono poesie con rima e molto spesso appunto suonate, cantate facendo improvvisi musicali. È molto tradizionale della cultura del nord-est e senz'altro non sono neanche io la persona più indicata per parlarne, ma comunque il cordel fa parte di questo folklore. Quindi continuando con Sassi e questo studioso importante. E così volevo arrivare a Monteiro Lobato, no? Che inaugura in un certo senso appunto
la presenza e l'importanza di Sassi nella cultura, meglio dire, nella letteratura brasiliana. E siccome poi Monteiro Lobato ha fatto adesso le sue opere possono essere utilizzate, ora non ci sono più diritti sulle opere, adesso ci sono bei lavori di studio compilati più contemporanei, come questo di destra, no? Della professoressa Lajolo, brasiliana, studiosa appunto di letteratura brasiliana. E quindi ora vorrei raccontarvi un po' come la storia del momento in cui la storia di Monteiro Lobato con Sassi. Quando nel 1917 Lobato, ve lo leggo qui. Voi continuate a vedere lo schermo, no? La mia presentazione. Sì, si vede. Benissimo. Passeggiando tra i boulevard eleganti della San Paolo inizio secolo XX, tra statue e laghetti di un famoso giardino della città, lo scrittore Monteiro Lobato, notando sculture di fate, nibelunghi e gnomi, avrebbe brontolato. Ma sembra che siamo in Scandinavia, dov'è il Sassi, la Iare, il Curupira? Evocando così i famosi personaggi della tradizione brasiliana. Vero o falsa che sia la vicenda, Lobato era comunque un nazionalista, nel miglior senso della parola, al quale preoccupava il tendente sradicamento culturale del paese e lo scimmiottamento da parte dell'élite di modelli provenienti dall'estero, all'epoca Parigi. Da questa situazione e dal contatto dello scrittore con la campagna e le tradizioni delle zone rurali, poco conosciute nei centri urbani, nacque l'idea del libro Sassi Pererè, risultato di un'indagine, pubblicato nel 1918 dopo un'esperienza cominciata dallo scrittore nel famoso giornale Stato di San Paolo, dove lavorava. Insieme alla Foglia, Stato di San Paolo è il giornale più importante tutt'oggi. Sassi Pererè si dice sia sorto dalle leggende indigene col nome di Sassi Pererèghi, dalla lingua tupi-guaraní, appunto, ed è diventato figura mitica del folklore brasiliano, una specie di elfo delle foreste tropicali, nero come la notte e saltellante su un'unica gamba, che se ne va in giro per i campi a fare danni, sempre con un cappuccio rosso in testa ed una pipa in bocca. Più birichino che cattivo, ma pur sempre diavolo, vivace, intelligente, con una risata stridente da pungere fino alle ossa chi lo senta. Ride, balla, fa i dispetti, succhia il sangue dei cavalli, beve il vino che trova nelle case e ruba il tabacco ai contadini. Di queste storie sono fatti i racconti di tutti quelli che scrivono a Lobato per testimoniare l'esistenza del mitico Sassi e per comporre la mitologia brasilica. Una serie di articoli così intitolata, pubblicata dal giornale Stato di San Paolo appunto nel 2017, inventata dallo scrittore per invitare la gente a collaborare con informazioni su quel fauno genuinamente nazionale. Attorno alla figura di Sassi, l'indagine Lobato cercava di fissare le caratteristiche e i temi tipici delle leggende della tradizione, oltre agli aspetti di comportamento e cultura. Utilizzando un metodo ancora sconosciuto tra gli studiosi del folklore, con alcune domande, lo scrittore promosse un vero e proprio sondaggio nazionale nelle risapute dimensioni continentali che, come sa, definiscono il Brasile. Mesi dopo, il giornale promosse addirittura un concorso, invitando pittori rinomati a lavorare sul famoso personaggio. Ed il risultato positivo di questa serie di iniziative tra antropologico, artistico e satirico stimolò Lobato a pubblicare il libro, illustrato da alcuni di quei dipinti. Lui stesso finanziò il volume, commissionando pubblicità disegnata da un conosciuto cartellonista dell'epoca, Voltolino, in modo da ripagarsi il costo di stampa, e negli annunci di sigarette, cioccolate e articoli fotografici c'era sempre il Sassi, come una grande vedette del mondo mitico e allo stesso tempo familiare della gente.
Il libro, che usciva in piena guerra mondiale in Europa, dimostrava ai brasiliani l'importanza di riconoscersi nelle caratteristiche ibride e variegate della propria cultura, leggende, credi e costumi che la caratterizzano, come succede a tutti i popoli indipendenti che coltivano il patrimonio maggiore alla civiltà, di cui la letteratura è il silenzioso e potente portavoce. Quindi questa storia, diciamo, inaugura, no? Ci dice del Saci e ci dice di questa cultura brasiliana e dell'importanza, appunto, fra le altre cose, di Monteiro Lobato. No? Qui questa è l'edizione facsimile del 98, appunto edita nel 98, rieditata nel 98 di Saci Pererê, appunto risultato di un inquérito, il risultato di un'indagine di cui vi raccontavo la storia ora, no? E a fianco appunto questa caratteristica marchio dell'estado di San Paolo in questa sezione di obras, di opere, no? dove appunto scriveva Monteiro Lobato. Beh, Monteiro Lobato con tutti i suoi personaggi, allora ritorniamo alla fantasia di Rodariana e qui Munariana e del mio percorso, appunto con questi personaggi, tutto questo mondo della bambola di panno, di questa figura che comincia a parlare, che appunto odia la scuola, è una cosa che conosciamo già, e di tutto questo mondo fantastico, no? del personaggio fatto dal mais, e così, e tutta la famosa serie del Siccio do Pica-Pau Amarelo, no? Della fattoria del picchio giallo, non so come tradotto, che poi è diventato musicato da Gilberto Gil, è diventato anche un importante programma televisivo, appunto sempre in quegli anni 70, delizioso, che piaceva a tutti i bambini. Beh, l'importanza di Lobato poi per tutta questa cultura, e quindi l'importanza della letteratura, ha un'immensa estesa opera di traduzione, fra cui appunto Pinocchio. C'è stata anni fa una bellissima esposizione qua in Brasile all'Università LUSP, ce ne sono state varie, ma io ricordo particolarmente una dove c'erano tutti questi libri, tra l'altro Pinocchio appunto in bacheche, su questa, si chiama appunto Biblioteca Brasiliana. questa traduzione di Monteiro Lobato è del 33, e poi dopo appunto dicevo, ora questi ultimi due anni per via dei diritti, quindi grandi investimenti in nuove edizioni contemporanee con note a piedi pagina, tutto per riprendere questo mondo di Lobato, e quindi vari progetti grafici. Questa è di Raquel Matsushita, che è un importante designer e illustratrice brasiliana. Lei ha fatto altri progetti, questo è di, appunto, ha deciso di farlo tutto con ritagli di panno e bricolage, proprio per riprendere l'idea di questa Emilia, la bambola che mostravo prima, questo personaggio famoso, fatto con ritagli di panno da uno degli altri personaggi della fazenda. Infine, e davvero per concludere, volevo fare riferimento a un'altra vertente che comunque tutta inserita, abbiamo visto a proposito Tupi Guarani, ma dico un'altra vertente perché sono proprio un'altra sfera, un altro universo di quello che si definisce anche come cosmogonia indigena, e quindi volevo indicare tutta questa letteratura indigena che ora sta avendo maggior distacco, e quindi riporto qui questo lavoro di Maurizio Negro, anche lui design illustratore, ma che lavora da molti anni con autori di indigeni, e quindi conosce, ha molta familiarità con questo universo assolutamente diverso, quindi per l'occidentale senz'altro è davvero una fantasia,
perché sono tempi narrativi completamente diversi, una visione di mondo completamente diversa, ed è quindi molto affascinante, tutto un campo. Questo lavoro è stato, è uscito, mi pare, se non sbaglio, l'anno scorso o 2 anni fa, è organizzato appunto da lui e si chiama Un'antologia di letteratura indigena. È un affascinante, fra l'altro, illustratore, ma comunque in questa antologia si possono vedere vari autori e vari tipi, no, dentro questo universo indigeno. Io concludo qui, volevo solo fare un breve percorso con contatto diretto con alcuni libri, mescolando un po' il contemporaneo e questi riferimenti a questo inizio secolo scorso, dove Lobato appunto fa questo sondaggio per sapere da tutti cosa, se hanno visto Sassi, com'è, come pensano che sia, eccetera, per comporre e per difendere quest'idea della propria cultura, appunto, e delle proprie radici. Grazie mille a Micaela Pivetti, è un bene che siamo riusciti a ristabilire la connessione, perché è stata un'esposizione molto interessante. Io ho una domanda che mi assilla, ma adesso voglio dare la parola di nuovo a Pino Boero, ma la evoco la domanda: ma perché Sassi Pererè ha una gamba sola? Poi magari dopo la Micaela ce lo spiegherà. Pino, prego. Grazie. Beh, continuo con le suggestioni, rubandovi poco tempo, 5 minuti, anche per dare poi invece spazio a interventi, a domande o altro. Come dicono i francesi, tout se tient, quindi ci sono dei legami che vengono fuori. Ad esempio, Pivetti ha citato Flix di Ziraldo. Ebbene, questo libro è stato uno di quelli che in Italia, quindi vedete di nuovo un ponte, ha rappresentato il cambiamento nell'atteggiamento di chi si occupava di letteratura per l'infanzia a livello di figure. Non è stato solo lui, c'è stato Munari, c'è stato Leo Lioni, ci sono stati molti illustratori, ma pensiamo solo una cosa, che siamo arrivati grosso modo al fatidico 68, ma lo dico solo come data, diciamo anni 70, con una letteratura per l'infanzia che era molto codificata, molto stile cuore e poco stile Pinocchio, molto stile illustrazione realistica e banalizzante, e siamo passati negli anni 70 ad un tipo di illustrazione. Già nel 60 Munari, ma in quegli anni lì siamo passati ad un tipo di illustrazione spesso astratta, allusiva, con componenti molto diverse. Se voi pensate che in fondo un grande, che qui vedete alle mie spalle come Emanuele Luzzati, ha costruito percorsi figurativi con collage, con modi diversi e con una semplicità straordinaria, voi pensate quello che è stato in quegli anni il cambiamento nella letteratura per l'infanzia nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Perché una cosa, non l'ho detto prima, parlando di tradizioni popolari, di oralità, ma la letteratura per l'infanzia è figure anche, è rappresentazioni, è iconografia, è immagine. Non ci sarebbe una letteratura per l'infanzia, intesa un'infanzia, anche una prima infanzia, senza immagine, senza rappresentazione. Voi ricorderete come inizia Alice. Alice dice che cos'è un libro senza figure? Ed è una domanda fondamentale, straordinaria. Cos'è un libro senza figure? Cos'è un libro per l'infanzia senza figure, senza immagini, eccetera? Quindi Ziraldo mi riporta di nuovo ponte Brasile-Italia o Italia-Brasile, ma in questa linea di innovazione figurativa o altro. Un altro tema, tanto vi ho detto per fare un po' di raccordi, di cui sono convinto particolarmente in vecchiaia, non è necessario dichiararsi dei progressisti e fare della buona letteratura.
talvolta anche i conservatori, anche un po' reazionari se vogliamo, e Lobato lo era, Pivetti non penso che concordi, riescono a darci una dimensione molto più vera e reale. Voi pensate, se c'è un testo, io credo, trasgressivo, è Pinocchio. Pinocchio, se viene letto moralisticamente, viene buttato via. Pinocchio è Pinocchio nella prima parte, quando muore impiccato. Quando diventa un ragazzino per bene non è più Pinocchio, ma lo sappiamo, Collodi l'ha scritto perché poi lo pagavano, aveva, qualcuno dice, dei debiti di gioco, l'ha finito, ma in realtà Pinocchio è la trasgressione, è la strada, è il capovolgimento del pietismo dell'Ottocento. Ebbene, il conservatore Monteiro Lobato traduce negli anni 30 Pinocchio e quindi dà al Brasile un capolavoro della letteratura assoluto, ma di una letteratura che, se letta correttamente, diciamo, non è che inviti a fare le monellerie, però ci dà un'idea dell'ironia della presa in giro. Insomma, avevamo una letteratura dell'Ottocento che andava dietro ai bambini che avevano fame, che morivano in modo pietistico, vergognosamente pietistico, e abbiamo Pinocchio che ha sempre fame, a un certo punto vede un uovo, lo ricorderete l'episodio, e sta lì e dice: ah, come lo farò quest'uovo? Sogna già, lo farà il tegamino, lo farò così. Poi lo apre, esce un pulcino e gli dice: grazie di avermi risparmiato la fatica di aprirlo, arrivederla signor Pinocchio e tanti saluti a casa. E se questa non è un'ironia, non è una satira, non è una presa in giro di una letteratura che invece diceva: ah, che finalmente hai l'uovo, magari ti diamo anche un po' di pane, povero bambino, questo era Collodi. E Lobato lo fa. E questo mi porta in un altro ponte, che è un ponte importante, più vicino a noi, di Rodari. A un certo punto Rodari, che voi sapete fu giornalista dell'Unità, fu comunista, anche se poi dopo gli anni 50 e forse dopo i fatti d'Ungheria del 57 non fu così militante, passò dall'Unità a Paese Sera, eccetera, però un giornalista chiese a Rodari: ma insomma, tu che ha fatto 6 viaggi in Unione Sovietica, quindi sei molto conosciuto, tradotto, eccetera, ma tu sei tutto il contrario del realismo socialista. Tu sei l'autore della fantasia, dell'autore della costruzione. E Rodari rispose che assolutamente del realismo, non lo rispose così, ma del realismo socialista, sì, gli altri lo praticavano, in Russia nessuno gli rendeva conto, perché un artista può essere progressista e realista pessimo, e può essere forse meno progressista e fantasioso, cioè dice: non facciamo le categorie. E questa è la libertà dell'intellettuale, ed è la libertà che viene fuori nella letteratura per l'infanzia. E in questo davvero voglio concludere, ho fatto 6 minuti e non 5 forse, dicendo che proprio perché è un territorio sconfinato ed è un territorio che affonda, dicevamo, antropologicamente nell'immaginario, nelle leggende popolari, nella cultura popolare, è quello che ancora oggi consente, io credo, all'autore maggiore libertà. Maggiore libertà dai vincoli che sono vincoli formali, vincoli tematici, vincoli linguistici, la costruzione con le parole strane che tirate fuori, e anche vincoli iconografici e di disegno. E qui mi taccio. Grazie mille, è una specie di conclusione veramente eccellente, quindi tutti schermivi, ma invece è stata una costruzione di ponti e una tessitura eccellente. Vorrei chiedere alle persone che sono collegate se qualcuno desidera intervenire, fare una domanda, contando che dobbiamo essere piuttosto concisi perché il tempo corre. Qualcuno intende intervenire? Perché avrebbe la parola. Nessuno? Allora posso sapere perché Sassi Pererè c'è una gamba sola?
qualcuno mi può aiutare, Micaela? Io sinceramente credo che su Sassi ci sono varie. Si dice che sarebbe, in realtà sarebbe un diavoletto che è venuto fuori da vari diavoletti un po' ubriacati, sarebbe poi approdato da queste parti. Questa è una delle versioni, però io esattamente, a me dispiace, questi personaggi del folklore sono per esempio appunto figurati, io non posso assolutamente parlare di Curupì, però tutti questi personaggi, no? Uno va all'indietro e tutto storto e con i piedi storti e si mangia il fuoco, quindi io non lo so esattamente perché una gamma, ma di sicuro c'è una legione di amanti nel Sassì, ma proprio una cosa incredibile, e quindi avranno, penso ci sarà più di una versione senz'altro. Grazie. Credo però che ci sia un collegamento con il folklore afro-brasiliano, perché una divinità che vive nella selva, che è Ossain, è senza una gamba. Quindi può essere che ci sia qualche rapporto in questo senso. E c'è anche discussioni sull'origine del nome, cioè io che è Tupi Guarani, ma per esempio per Ereghi potrebbe essere onomatopeicamente per Ereghi vuol dire sono i rospi piccolini, no? Quindi per Ereghi, no? Quindi potrebbe essere, però vuole anche dire occhio che protetto, ma non è molto complesso queste lingue. Chi è che vorrei con l'eco? Io lo sento con l'eco. Chi è che... No. Qualcuno desidera intervenire? Io non lo Maria vedo. Pace. No. Ah, eccola. Però sento questa eco, intanto mi disattivo io l'audio. Credo che ora va meglio. No, volevo parlare di... No, sui piedi di queste figure brasiliane è molto interessante perché, come aveva detto anche il professor Pino Boero, ci sono nell'Amazzonia delle figure che hanno i piedi aperti dalle due parti, cioè dei piedi che invece che rivolgersi all'interno sono rivolti all'esterno. Ora non so il nome di queste figure, ma avevo letto molto su questo. E la cosa che è più interessante è che nelle Dolomiti in Italia ci sono queste stesse figure. Cioè questo fatto di questo parallelo, come lei diceva giustamente, che forse è un lato antropologico, che sempre mi ha molto interessato. Volevo solo ricordare questo fatto. Dunque... Posso aggiungere qualcosa? Prego, allora, il fatto che abbiano i piedi rivolti all'esterno, dicono che sia stato per ingannare i cacciatori, per ingannare chi eventualmente andasse dietro al Curupira. E mi ricordo che quando ero ragazzina, bambina, andavamo in gruppo dalla città, andavamo durante le vacanze in campagna e all'epoca era tutto buio, non c'era illuminazione assolutamente nelle campagne. Allora gli adulti, mia zia per esempio diceva a me, a tutti i ragazzini, ai suoi figli, ai miei cugini, cuidado perché ahí usa sì per ere. Cioè era una minaccia, dice fate attenzione, state tutti vicino a me perché viene fuori Sassi Pererè. Ecco, per dire, è molto sentito in Brasile, e così il Curupira e il
il fatto che siano dispettosi, che facciano ecco così dispetti, il fatto che abbiano i piedi al contrario era per ingannare, per far andare nella direzione opposta chi volesse magari raggiungerli. Ecco, questo era quanto ci raccontavano. Astuti, questi diavoletti. Sì, e poi ci sono delle leggende amazzoniche. Io ho qui a casa un'enciclopedia in 9 volumi, per dire, ci sono tantissime fiabe, tantissime leggende più che altro sulle figure dell'Amazzonia, ecco, della foresta. E speriamo che il Curupira riesca davvero a difendere la foresta dagli incendi. Posso aggiungere una cosa a proposito da questa curiosità, da questo modo che Curupira ha di allontanare i calciatori malvagi. Esatto. I piedi alla rovescio, no? Come un granchio, lui cammina come un granchio. Cioè, quando racconto questa storia, è la parte che i bambini rimangono, cioè, proprio stupiti. Come può un essere avere il piede al rovescio? Quindi loro cercano, vabbè, la fantasia loro di disegnare, di anche di imitare il Curupira, no? Ma è molto divertente. Sono usciti dei disegni, anche i ragionamenti, il perché, no? Lui ha questa forma fisica, no? Questa trasformazione anche del colore, no? Perché tante... E racconti dicono che Curupira si trasforma, no? In un colore verde, no? Poi è un modo di nascondersi da mimetizzarsi nella foresta. Sì. E qui nel Maragnon molti dicono di aver visto il Curupira. E, diciamo, una persona che lavora qui per me mi ha raccontato vari episodi in cui lui e suo cugino l'hanno incontrato quando andavano nell'interno. E me lo hanno descritto, cioè hanno visto questa cosa che però è apparsa per pochi secondi, però mi hanno raccontato di queste cose qui, cioè è una leggenda, però è una cosa molto viva, molto sentita. Infatti ci sono persone che quando vanno interna del Brasile, no? Nelle foreste, portano con sé il tabacco e la cachaça, che è quello che... Sì, esatto. E poi anche, cioè, parlano molto del Curupira e parlano anche molto, diciamo, della Maidagua, quando, diciamo, viaggiano sul fiume, ecco, dicono di, appunto, di averla vista e di devono stare attenti, fare delle offerte, appunto. Allora, questo è incredibile, perché se tutt'oggi si continua a dire che si vedono questi personaggi, perché fa parte, immaginiamoci Lobato nell'inizio del secolo scorso, che ha questa idea di fare questo sondaggio, appunto, in questo paese enorme, con tutte queste lettere che arrivano in redazione, al giornale, e appunto tutta questa storia, appunto, per dare importanza alla cultura. Cioè è una storia dentro la storia incredibile. E visto che ci stiamo qui, diciamo, deliziando un po' con questi personaggi, c'è anche il voto. Il voto che spiega come mai le ragazze rimangono incinta. Sì. Come mai? Perché il voto è bellissimo. Arriva dal nulla, no? Nelle feste popolari dell'interior, e poi si fa tutto galante, eccetera, eccetera, e poi sparisce, non lo si vede più, e quindi la ragazza rimane incinta. Quindi ce n'è per tutti, insomma. No? Micaela, c'è un libro molto bello di Márcio Souza, che è uno scrittore nato in Amazzonia, a Manaus, e si chiama Uboto Tucuxi. Uboto Tucuxi. Benissimo. E Uboto è una specie di un delfino, sì. Rosa. Esatto, è in più rosa. Vive nel fiume, no? Cioè, no? Sì, e vive nel fiume.
Bene. Sì, infatti allora, sbarca con la canoa, trasformato in uomo, e poi sparisce di nuovo con la canoa andandosene via. Balla benissimo. Esatto, è elegante. Però il fatto rosa c'è, esiste, come animale, li vediamo. Quindi, sì. Il professor Boero mi ha levato tutte le ricordi romantici che avevo di Pinocchio, onestamente. Forse perché mi ricordavo più la versione di Walt Disney che quella del libro. Peraltro, se ricordo bene, anche tutte le favole che sono state anche rappresentate in maniera romantica alla TV, in realtà sono molto truculente. Se si leggono i libri dei fratelli Grimm per bambini, non dico che ci si spaventa già da adulti, ma immagino che i bambini non fossero tanto tranquilli a sentire tagliamenti di piedi per far entrare le scarpette di Cenerentola o roba del genere. Per cui... Ma, io mi ricordo più la versione di Walt Disney, che forse sì. è un po' più tranquilla per i bambini. Ma infatti Rodari non amava molto Disney proprio perché nella grandezza del primo Disney, anche dei disegni e della bravura, ma indubbiamente ha edulcorato. Se voi pensate, solo per fare un esempio, la novella La Sirenetta di Andersen, che finisce male, finisce come è stata trasformata da Disney con Zucchero e Melensagini, ha fatto sì che nell'immaginario di tante generazioni passasse la versione Disney e non la versione originale. Però io credo che le fiabe, anzi, più particolari hanno anche di paura. Voi pensate, insomma, le fiabe a un certo punto mettono al forno la strega. Cosa? Però c'è un elemento sempre, dobbiamo, a mio parere, pensare alla fiaba raccontata da un narratore adulto, che fosse la mamma, che fosse intorno al fuoco quello che raccontava. E in quel momento anche il bambino, che sentiva il brivido di paura, era rassicurato dalla presenza e dalla voce dell'adulto. Non a caso al bambino, se la mamma o la zia o la nonna racconta una fiaba quando il bambino è in braccio, talvolta il bambino poi chiede all'adulto: raccontamela ancora. E va, perché non è tanto la trama che magari fa paura, quanto il calore della voce, il calore delle mani che lo toccano, che lo tengono, e quindi c'è un elemento comunque rassicurante. E poi naturalmente la fiaba gioca su quella sospensione del tempo e dello spazio, del c'era una volta, dove è tutto possibile. Non è che si esalti attraverso la fiaba il rapimento dei bambini, vengono rapiti nella fiaba, non è che si esalti di mettere al forno la strega. Quindi c'è e io credo che in questa ambiguità della fiaba sostanziale ci sia anche la salute e la salvezza, cioè il fatto che la fiaba possa continuare nel tempo, costruire, essere decostruita ed essere ripresa. Quindi ci sta anche Disney in quello, però si fa bene anche a tornare indietro e vedere un po' di origini, insomma, così. E poi le favole sono didattiche comunque, all'epoca, nel momento in cui sono state scritte, non credo che fossero tempi così non pericolosi per i bambini, anzi, cioè probabilmente venivano anche avvisati di tutto quello che poteva succedere. Ed essere poi tranquillizzati dai familiari. Sì, sì, questo è un elemento, ma poi certe, se c'è un dato, ad esempio, che viene fuori in Rodari, nei primi anni 70 ci fu un dibattito, partecipò Giuliana Amato, parteciparono diversi studiosi o altro, dicendo le fiabe tradizionali vanno buttate via. Era al posto 68, quindi fiabe di principi, principesse, regine, boschi. Allora, l'unico che prese la difesa della fiaba tradizionale fu Rodari, dicendo, ma non disse loro perché era una persona educata, dite delle cavolate, ma più o meno disse questa cosa nel dibattito. Dice, guardate che la fiaba addirittura rappresenta, come dice Calvino nelle fiabe italiane, il catalogo dei destini. È un insieme, è una storia complessa che ci dà il fondo del nostro essere persone, della nostra costruzione pedagogica, educativa, perché c'era il fondo.
c'era il fondo anche di un viaggio iniziatico della fiaba che era anche un viaggio di formazione. Quindi Rodari, ad esempio, difendeva, lui che scrive favole moderne, difende la fiaba tradizionale, ma con molta coerenza, io credo, in questo. Sì, sì, hai ragione. Bene, il nostro tempo si è concluso. Non voglio fare la conclusione della conclusione di Pino Boero, ma dire soltanto due parole dal punto di vista personale di Fondazione Casa America. Questo incontro, devo dire, mi ha divertita tantissimo. Quando rivedrò il filmato, se lo rivedrò, mi vedrò sempre con grandi sorrisi. Mi sono sentita un po' una delle bambine di Manuela mentre gli viene raccontata la storia del Curupira. E quindi sono riconoscente a tutti di questa, anche dal punto di vista personale, di questa dono che mi ha fatto questo incontro. Credo, più seriamente parlando, che l'obiettivo che ci eravamo proposti, cioè di parlare di lingua, di letteratura per l'infanzia, di immagini, di colori, anche grazie all'intervento di Micaela Pivetti, in modo da dimostrare come questo insieme di cose in una dimensione interculturale può essere di grande giovamento a una formazione della personalità di bambini e di adulti, come dire, coerente con i nostri tempi. Questo era l'obiettivo che ci eravamo dati con Amina all'inizio e dico che è stato, almeno per quanto mi riguarda, raggiunto ampiamente, nel senso che abbiamo vissuto delle emozioni, abbiamo visto delle belle immagini, abbiamo sentito parole interessanti, abbiamo anche fatto delle riflessioni serie, ecco, sull'importanza, diciamo, di tutti questi aspetti ai fini di creare sostanzialmente delle persone migliori. Quindi io desidero veramente ringraziarvi tutti di cuore e darci appuntamento, se possibile, a una nuova storia. Grazie. Anch'io vorrei ringraziare davvero tutti e siamo stati contenti di aver avuto l'adesione, no? di tutti i nostri amici che hanno accettato il nostro invito. Abbiamo imparato tante cose e davvero un ringraziamento di cuore. E a presto! Anche da parte mia un ringraziamento da parte della nostra associazione di brasilianisti. Speriamo in nuove puntate, chi lo sa. Sì. Grazie a tutti. E magari di vederci anche in presenza qualche volta. Esatto. Se, speriamo. Bene. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao.